anche le festività. Per quanto riguarda questa via maestra, ecco, diciamo che abbraccia le problematiche della Calabria, sono tante le vertenze che si vengono a creare, ecco. Oggi abbiamo ascoltato, diciamo, una tirocinante, ad esempio, che vivono una situazione alquanto catastrofica per quanto riguarda i TIS Calabria, ecco. Lei è al corrente di questa proroga, se c'è o no? Allora, quando parliamo di tirocinanti parliamo di precari, quindi questo è ovvio che nelle parole della lavoratrice c'è tutto quello che deve essere, perché è 50-55 anni poi in questa terra dove la disoccupazione è quella che è. Lavorare per una pubblica amministrazione, quindi l'aspettativa è quella comunque di avere un futuro. È ovvio che vanno seguite comunque quelle procedure previste per legge. Chi oggi governa questa regione, chi ha naturalmente per le proprie competenze, deve far sì che questi lavoratori quantomeno sia chiaro il percorso, che a quanto ci risulta non è molto chiaro, almeno per noi è molto chiaro. Comunque devono essere, se ci sono le possibilità negli organi, soprattutto visto il blocco del turnover, soprattutto nelle pubbliche amministrazioni, e ahimè oggi il PNR poteva essere un'occasione per ammodernizzare, digitalizzare la pubblica amministrazione, utilizzare queste figure che comunque hanno anni di esperienza e quelli si andrebbero comunque stabilizzati. Noi chiederemo la stabilizzazione, sapendo che poi c'è una legge che regolamenta poi l'assunzione, soprattutto nelle pubbliche amministrazioni per quanto riguarda le procedure concorsuali, quindi noi con la Regione Calabria, con le nostre categorie di appartenenza, stiamo avviando questo confronto che poi verificheremo in che termini si tramuterà. La sanità, giusto per prenderne un'altra di situazione, ecco, soprattutto qua a Crotone, è una situazione che può essere cambiata per quello che è? La sanità si cambia con avendo contezza di quelle che sono le criticità. Se una struttura manca il personale per dare quei servizi ai cittadini, è ovvio che bisogna intervenire in primis per quanto riguarda le assunzioni del personale della sanità, sia medici, sia infermieri, sia operatori sanitari, perché altrimenti non si possono dare risposte ai cittadini. Poi è ovvio che va rimodulata, riguardata tutta la rete territoriale, perché anche qua la pandemia ci ha insegnato che poi alcune questioni vanno risolte sul territorio, a partire dalla non ospedalizzazione, perché se noi è un tema che stiamo dicendo, però questo si affronta con un problema tale. Il piano di rientro, il commissariamento della sanità in Calabria, ahimè, dopo 13 anni non ha prodotto quelle situazioni di inversione di tendenza, quindi ancora oggi riscontriamo quelle problematicità che sono di Crotone per la situazione che sta vivendo Crotone, ma sono di tutta la Calabria, quindi bisogna intervenire da subito, mettere mano al piano di assunzione, perché altrimenti non si possono dare risposte ai cittadini con gli operatori che adesso devono sopperire alla carenza di personale che c'è.